Le fonti Fast Finance, formazione, educazione finanziaria, naturalmente su economia e finanze in una manciata di minuti, come avete visto dalla nostra sigla, appuntamento ormai imperdibile sulle fonti TV per approfondire concetti che magari già conosciamo, ma che vogliamo appunto rendere ancora più vivi e più intensi, e magari invece concetti che non conosciamo, quindi per porre le basi di quelle che sono l'economia e la finanza. Ed è un format che spazia, perché naturalmente parliamo di trading, ma parliamo anche proprio di concetti base della finanza di tutti i giorni, dell'economia di tutti i giorni, quella che riguarda anche i non addetti al settore. E allora, facciamo così, andiamo per gradi. Prima presento, come dico sempre, chi sale in cattedra per qualche insegnamento in più oggi, Enrico Gei, che ritroviamo. Enrico, ben trovato, grazie per essere con noi. Un saluto agli ascoltatori, ovviamente, e a tutta la redazione. Prima di andare a svelare qual è il titolo di questa puntata, quindi qual è l'argomento che andremo ad affrontare, io però ti devo dire che non sei l'unico ospite che sarà con noi oggi, perché ho invitato un'altra persona. L'altra persona è Leonardo Pisano, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Ti ho fatto Beh, questa ovviamente. sorpresa oggi. Beh, ovviamente Leonardo Pisano, che conosco come moltissimi colleghi e trader in assoluto, è ovviamente il benvenuto e ricambio i saluti. Esatto, uno dei più grandi matematici, insomma, nato intorno al 1170 a Pisa e con altri studiosi e matematici dell'epoca contribuì alla rinascita delle scienze esatte. Perché alla rinascita? Perché seguiva il periodo dell'Alto Medioevo, sappiamo molto bene, periodo buio, oscuro, dove ovviamente tutto si era fatto più nebuloso e quindi contribuì a ridefinire, insomma, le scienze esatte. E allora, leggiamo anche il titolo che è comparso giustamente in sovrimpressione. Un titolo, permettimi di dire, molto affascinante e che vede parole che tra di loro potrebbero non avere nessun nesso, ma che invece nesso ne hanno e come, lo capiremo durante questa puntata. Natura, armonia, monumenti, galassie, petali e trading. Naturalmente con un bel punto di domanda, perché andremo a svelare di cosa si tratta, appunto il risultato Fibonacci. Allora, Enrico, Leonardo Pisano, detto il Fibonacci, famoso per appunto una sequenza numerica che ha una particolarità. Questa sequenza si chiama serie di Fibonacci. Lascio a te però dire qualcosa di più su questo matematico, poi naturalmente andiamo a spiegarla questa sequenza. Sì, Fibonacci è probabilmente uno dei più grandi matematici di sempre. Diciamo il perché poi si chiami Fibonacci, o perché venga chiamato Fibonacci, perché era figlio di Guglielmo Fibonacci, un commerciante che andò in Nord Africa. Appunto, poi Leonardo, il figlio di Guglielmo, lo seguì e da lì studiò tutto quello che era derivante dalla Grecia e poi dai numeri arabi e così, e si rese conto di quanto fosse opportuno portarli a noi. E quindi il Fibonacci perché era filius di Bonacci, Guglielmo Bonacci, per cui filius Bonacci diventa Fibonacci. Tante volte si dice Fibonacci pensando che possa essere il cognome, invece è semplicemente il nome che deriva appunto dal cognome di famiglia. E tutte queste parole che ho voluto mettere insieme, vedremo come siano fondamentalmente unite da un filo sottile ma molto resistente, molto solido e forse anche misterioso, fascinoso, per cui ecco che Fibonacci potrebbe poi essere anche esteso, e lo è stato, lo vedremo, anche al trading, per cui parlare di trading, di petali, di galassie, di monumenti è un qualcosa che può essere quantomeno curioso, ma effettivamente è un qualcosa che oggi esiste. Tanto che tutte le piattaforme di trading offrono la cosiddetta griglia di Fibonacci, quindi offrono un metodo che permette di sfruttare la sequenza numerica di Fibonacci per avere uno strumento in più per fare trading. E questa serie, sequenza di Fibonacci, probabilmente chi è malato di cinema potrà ricordarla nel codice da Vinci, che era la password che Tom Hanks digita per aprire una cassetta di sicurezza. È vero, e anche questo vuole essere, perché no, un consiglio per rivedere quel film bellissimo, oltre a rileggere magari il libro, insomma, da cui poi è tratto, perché effettivamente la sequenza, bravo, l'ho visto il film ma non l'avevo notato, quindi vedi, una prima cosa da appuntare in questa puntata di Fast Finance. E appunto tu hai già anticipato perché
che c'entri anche il trading, l'abbiamo lasciato per ultimo nella sequenza di parole che vediamo nel titolo in sovrimpressione, poi ci torniamo. Non a caso l'abbiamo lasciato per ultimo, perché naturalmente poi ci racconterai qualcosa di più. Però Enrico, cominciamo a spiegare di cosa si tratta, cioè che particolarità ha questa sequenza di numeri di Fibonacci. Lo vediamo attraverso alcune slide che tu hai preparato. Ecco, la sequenza numerica, poi ti do la parola, è la seguente. Per esempio, leggiamo 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e si potrebbe continuare appunto all'infinito. Che particolare notiamo? Vai Enrico. Beh, questa sequenza Fibonacci la scoprì quando gli fu chiesto di calcolare quanti conigli si sarebbero avuti da una coppia dal primo del mese all'ultimo giorno del mese, e lui vide che questa coppia chiaramente portava ogni giorno un certo numero di conigli. Affinché quelli del giorno prima potessero essere però fertili, occorreva aspettare un certo periodo di tempo, e quindi insomma calcolò che alla fine del mese ci sono sempre 144 conigli, e appunto 144 è 55 più 89, quindi gli ultimi due numeri che vediamo nella sequenza. La particolarità di questa sequenza è che ogni numero, se si somma a quello successivo, dà come risultato quello dopo ancora. Quindi 1 più 1 fa 2, 1 più 2 fa 3, 2 più 3 fa 5, 5, più, 3 più 5 fa 8 e così via. La cosa importante, fondamentale, è che se noi facciamo il rapporto tra queste coppie di numeri, quindi ad esempio 5 diviso 8 oppure 8 diviso 13, 13 diviso 21, tende a venire sempre lo stesso risultato, quindi che è 0,618. E questo è il cosiddetto rapporto aureo, quindi un rapporto che in natura è stato scoperto da Fibonacci prima attraverso questo conteggio su questa coppia di conigli, ma che poi è stato da egli stesso e successivamente da tantissimi scienziati e così via, Sì. architetti, eccetera, eccetera, ritrovato in tantissimi aspetti della natura e della vita umana, per cui si è pensato che questa cosa fosse un qualcosa di armonico. Alcuni in maniera fascinosa l'hanno voluto chiamare come il respiro dell'universo. Che può sembrare qualcosa di esagerato, ma che effettivamente andiamo a vedere poi successivamente è presente in tantissimi aspetti della natura e della vita umana, Infatti. del corpo umano, perché vedremo poi successivamente quanto è impressionante, quanto ritorna questo rapporto. Per cui si è dedotto in maniera proprio naturale, quasi induttiva, anzi, che essendo presente in così tante parti della natura dovesse essere un qualcosa di perfetto, qualcosa che l'essere umano tendesse a riconoscere come armonico e come naturale. Per cui si torna a quello che diceva addirittura Pitagora, che si chiedeva se l'armonia fosse sostanzialmente numero, perché Ecco, questo rapporto è praticamente ovunque. infatti, eccolo qui, armonia e numero. Infatti, stavo proprio leggendo e stavo anche chiedendo a te, oltre a dire qualcosa anch'io, cosa c'entri Pitagora? In realtà, appunto, lo hai già spiegato tu. L'armonia è il fulcro del pensiero filosofico proprio di Pitagora. E però, appunto, l'armonia è numero, punto di domanda. Adesso cercheremo di capire, attraverso alcuni esempi che vedremo nelle slide, come effettivamente questa armonia si possa trovare in tante componenti della vita. Tu hai detto addirittura nell'essere umano, quindi praticamente si può ritrovare anche su noi stessi? Sì, anche su noi stessi, perché poi vedremo successivamente delle slide relative alla nostra mano, ma la figura dell'uomo vitruviano ha un rapporto che va dall'estensione di tutto il corpo, rapportata invece al busto di 1,618, quindi è matematica, per cui anche Leonardo riconosce e sente come perfetta, armoniosa e bella all'occhio questa armonia. Allora, appunto, titolo Natura Armonia. Cominciamo a vedere la natura come dimostra che vi sia un rapporto armonico in moltissimi casi. Qui, per esempio, ci sono dei disegni di conchiglie, piante e fiore del girasole. Come fare a notare questa armonia? Anche se effettivamente, Enrico, così molto da profana, dico, tutti noi quando guardiamo fotografie come queste, effettivamente pensiamo che siano fotografie armoniche, però spesso non capiamo perché. Beh, sono fotografie armoniche perché le spirali che vediamo nella conchiglia, come anche nei semi di girasole, hanno un rapporto
tra una spirale e l'altra di 0,618 in maniera perfetta. Vediamo l'ultima foto in basso a destra che è una galassia e anch'essa è una conchiglia. E quindi, se noi pensiamo da una piccolissima conchiglia o dai semi di girasole che hanno delle corolle, che hanno un certo numero di semi, che sono sempre i numeri di Fibonacci, vediamo come da un fiore a una galassia ci sia questo rapporto in queste curve che sono sempre distanziate e proporzionate tra loro con un rapporto di 0,618. E questo è un qualcosa di stupefacente. Andando avanti lo vedremo anche su dei fiori. Esatto, quindi scusami Enrico, Prego. per chi non conoscesse il tutto, ma anche perché poi è un discorso matematico e non tutti sono, magari riescono subito ad arrivare, ma mi metto io per prima in questa cosa. Lo dicevamo prima, il rapporto tra tutti i numeri che abbiamo elencato di Fibonacci tende all'infinito a essere sempre lo stesso, quindi questo 0,618, giusto? Esatto, Ok, esattamente. perfetto. E Prego. questo lo possiamo vedere in maniera geometrica con i quadrati di Sì, Fibonacci, per andiamo a cui la vedere. slide successiva, dove vediamo molto semplicemente come il quadrato più piccolo, che è simboleggiato dal numero 2, abbia una proporzione con il quadrato successivo, che è il numero 3, e quindi il 2 è grande lo 0,618 del 3, quindi un po' più della metà. Il 3 a sua volta è grande lo 0,618 del 5, e così via, il 5 è grande lo 0,618 dell'8, quindi ogni quadrato è grande un po' più della metà del successivo e vediamo che quindi posizionando i quadrati a forma di spirale, quindi a cerchio uno disposto successivamente all'altro, la slide successiva ci mostra come possiamo disegnare questa spirale ed ecco che questo rapporto di ogni quadrato con l'altro dello 0,618 ci regala la forma della conchiglia. La forma la disposizione dei semi del girasole, la forma di una galassia, e se ci pensiamo anche la forma delle onde, per chi fa surf, immaginiamo la onda sotto la quale il surfista va appunto a posizionarsi per sfruttare il movimento. Quindi in natura c'è quasi sempre questo rapporto. E quindi questi numeri che formano questa spirale con i quadrati di Fibonacci, dove possiamo ancora trovarli? Ti È la fermo un cosa istante appunto perché quello che dicevi prima, questa è una cosa curiosa e invito anche chi ci sta seguendo a provare, perché poi adesso vi spiegheremo in che senso provare, dove possiamo trovarli in natura anche su noi stessi, a partire dalla mano, lo dicevi tu poco fa Enrico, e allora io passerei oltre e andrei a vedere proprio queste due fotografie nelle nostre mani. Sì, le falangi, dalla falange più piccola alla più grande, la falange ha la più piccola un rapporto di 0,618 rispetto alla successiva, la quale è grande lo 0,618 rispetto alla successiva e ancora. Per cui noi vediamo nella falange i numeri di Fibonacci e se chiudiamo il pugno vediamo come si va a formare la spirale di Fibonacci. Per cui vediamo il nostro pugno può essere rappresentativo di una galassia, come di una conchiglia, come di una disposizione di Ecco fiori. qua, questo no? Questa è la spirale, Esattamente, questa è la esatto. spirale di Fibonacci, come la stiamo posizionando. E anche lo vediamo nei fiori, quanto sia incredibile come la natura offra, ci regali l'armonia. E nella slide successiva, appunto, abbiamo mostrato alcuni fiori che tendenzialmente hanno un numero di petali che sono i numeri di Fibonacci. E la cosa più curiosa è della Margherita, che può avere 34 petali se è piccola, quindi un numero di Fibonacci, altrimenti ne ha sempre o 55 oppure 89. E qui diamo la notizia E perché qui diamo quando la si fa, notizia. la notizia, questa è la notizia del giorno, perché il mama non mama che si fa con la margherita, è inutile che lo facciate, perché risulterà sempre che il vostro amato o la vostra amata vi amerà, giusto? Sì, perché se è una margherita piccola potrebbe non risultare, ma se è una margherita di quelle con molti petali, si sappia che i petali sono o 55 o 89, quindi saranno dispari, per cui iniziando in un certo conteggio si finisce sempre che con la tua amata ti amerà. Per cui ecco, se l'amata non conosce Fibonacci si può anzi sfruttare questa, secondo Praticamente me potrebbe essere sfruttabile. per le margherite, quelle insomma con più petali, ci amiamo tutti quanti, insomma, Sì, perché è ecco, però così. ripeto, se noi ci pensiamo che la margherita ha questo numero di petali e che questo numero di petali ha un rapporto, se noi facciamo 55 diviso Sì. 89, fa 0,618.
Se noi prendiamo la falange della mano rispetto a quella successiva, è grande lo 0,618. Se noi prendiamo la spirale di una galassia o di una conchiglia, le spirali ognuna ha un rapporto di 0,618. Questo tante volte noi che facciamo trading usiamo semplicemente la griglia per fare trading, non pensiamo quanto effettivamente sia forse vero che è un respiro dell'universo, che tutto è codificato. D'altronde Einstein diceva che Dio non gioca a dadi, ossia non c'è Ok. nulla di casuale, quindi alla fine tutto torna. E quindi appunto dai petali dalla mano passiamo a qualcosa di più grande che ci mostra anche qui la spirale di Fibonacci con la slide successiva. Le galassie, Le eccole qui. galassie, Esatto, qualcosa di enorme. Qua parliamo qualcosa di veramente qualcosa enorme. di enorme. Quindi qui vediamo l'uomo che si unisce a Dio, quindi la mano dell'uomo e la galassia con questo rapporto aureo, per cui si parla veramente di rapporto aureo, qualcosa che alla fine simboleggia il divino. Diceva Feuerbach, dove finisce la ragione inizia la fede, e qui c'è sia la ragione che la fede in Fibonacci, quindi è un qualcosa di estremamente fascinoso. E dalla natura anche l'uomo ha capito e ha cominciato a sentire, a riconoscere bello e armonico questo rapporto, tanto che vediamo come la Basilica di San Marco abbia un rapporto tra base e altezza e tra alcune parti delle guglie sempre di 0,618. E non solo la Basilica, anche nella slide successiva possiamo vedere un monumento che è famoso ovviamente in tutto il mondo e parliamo del Partenone. Il lato più corto è grande lo 0,618 del lato più lungo. E ancora la slide successiva ci mostra un altro capolavoro dell'umanità, Notre Notre Dame. Dame. E anche qui la base è grande lo 0,618 dell'altezza. E questo non è un caso, questo è un qualcosa che architetti, studiosi, geometri, che l'uomo ha riconosciuto come bello all'occhio, come proporzionato. E Ok. addirittura. Ma questo vale prima di arrivare alla prossima fotografia, che è un quadro immenso, voglio dire, che Basta. tutti conosciamo esattamente, cioè, quindi non ha bisogno di presentazione, tra poco capirete di chi stiamo parlando. Ma questo vale, cioè, visto che parliamo anche di noi, no? Abbiamo visto prima la mano, riguarda anche proprio la nostra, cioè l'armonia su di noi, si può ritrovare anche su di noi questo gioco di armonia, appunto, di Fibonacci. Beh, probabilmente qui scendiamo in aspetti per i quali non ho alcuna competenza, ma probabilmente qualcosa di mistico, di introspettivo, di profondamente intimo, sicuramente qualcosa Ok, c'è, ok. sicuramente qualcosa c'è. Sì, visto che, beh, anche perché appunto è la struttura, no? Poi, e adesso vi mostro perché ho fatto questa domanda che magari non c'entrava più di tanto, però riguarda comunque la figura di una donna, ovviamente un quadro, la famosa Gioconda, eccola qui, in cui si può notare proprio lo stesso gioco Lo armonico che stesso abbiamo visto rapporto, prima, esatto, lo stesso per cui rapporto. vediamo come i quadrati di Fibonacci traccino dal centro esatto del quadro una spirale che accarezza proprio la testa della Gioconda fino a chiudersi all'incrocio delle mani. Per cui vediamo come da Pitagora a Fibonacci a Leonardo fino agli architetti importantissimi degli ultimi secoli, questo rapporto sia riconosciuto bello all'occhio e quindi gradevole. E poi parlavamo prima del fatto che spesso quando guardiamo delle semplici fotografie, perché quella che stiamo vedendo adesso non è una semplice fotografia ma qualcosa di più, ma delle semplici fotografie tutti i giorni, a volte notiamo, anche se magari non immediatamente e non lo, come dire, non lo razionalizziamo, ma l'occhio, no, lo vede chiaramente, appunto, vediamo delle foto armoniose che da sole ci rimandano questo concetto di armonia. E tu per esempio ne hai portate qualcuno, beh il gatto, io apprezzo particolarmente. Beh, te Sono e una io siamo gattara, gattofili, quindi non esatto, potevo gattara, non mettere un gattofila, gatto. chi più ne ha più ne mette. Ecco, già il gatto secondo me è un animale che si presta molto bene all'armonia di cui stiamo parlando, perché il modo di, adesso vabbè, questo non c'entra molto col Beh, se lo discorso. pensiamo acciambellato, fondamentalmente. Esatto, ma anche il modo comunque di muoversi, no? Di camminare, di, ecco. Quindi vedete, questa foto è esattamente quello che finora abbiamo raccontato, la rappresenta. Possiamo andare oltre, vediamo anche questa, no? È tutto assolutamente. Sì, vediamo come fondamentalmente il soggetto principale non sia al centro, ma venga spostato proprio perché quello che risulta alla fine,
come era l'incrocio delle mani della Gioconda, è quello che risulta alla fine il risultato dell'estensione dei quadrati di Fibonacci, e quindi ecco il faro in questo caso è sulla destra, e per quanto sia sulla destra il nostro occhio giudica bella questa foto, la giudica Certo. proporzionata. E anche nella foto successiva, dove abbiamo questo piccolo cumulo di sassi, che solitamente in Scandinavia viene usato per tracciare dei percorsi, non è al centro esatto della foto, però a noi sembra una foto proporzionata e gradevole all'occhio. E quindi gli esempi potrebbero essere infiniti, non ne ho messi altri due che sono fondamentali proprio per la vita umana, la conformazione delle cellule del DNA e delle cellule del cancro anche hanno questa conformazione a spirale, per cui se noi pensiamo al DNA, alle galassie, alla mano, ai fiori, ecco che Fibonacci, ha offerto, ha regalato un qualcosa di eterno, assolutamente, perché le galassie Assolutamente. sono eterne. Sì, assolutamente sì. E appunto, torniamo alla domanda di partenza che hai anticipato in apertura di questa puntata, mentre c'è appunto il Fibonacci che ci guarda per vedere se diciamo qualcosa che è di sbagliato, è sempre lì Speriamo di presente, no. speriamo di no. Il trading cosa c'entra, Enrico? Beh, si è pensato fondamentalmente che i mercati finanziari, quindi un'attività, una struttura così estesa, così ampia, estesa in tutto il mondo e comunque fatta dall'uomo, potesse anch'essa rispondere in qualche modo a questo battito dell'universo, che quindi anche i movimenti dei mercati finanziari potessero essere in qualche modo codificati tramite quello che è la struttura della natura del cosmo che Fibonacci ha scoperto e poi altri studiosi e matematici hanno sviluppato. E difatti, non a caso, proprio come dicevo all'inizio, tutte le piattaforme offrono oggi la possibilità di tracciare i livelli di Fibonacci sui grafici di borsa. E quindi sostanzialmente si è pensato che questi rapporti potessero essere riconducibili e replicabili, codificabili anche sui movimenti dei nostri grafici di borsa che vediamo sempre. Per Ecco, cui, andiamo a vedere prego. qualche esempio di grafico. No, no, ti stavo seguendo per vedere un po' come tracciare effettivamente questi, per disegnare questi livelli di cui tu parli, Enrico. Eh sì, io ho portato un paio di esempi molto basilari su grafici di borsa, su coppie di valute, andando a evidenziare quello che è il rapporto, aureo, quindi il rapporto principale, il livello più importante, quindi quel famoso, 0618 di Fibonacci. Sostanzialmente la griglia di Fibonacci funziona, in questo modo, si va a evidenziare un minimo e un massimo che sono importanti e quindi quello è tutto il movimento principale e ci si aspetta che il prezzo vada a fare in questo caso un ritraccio, quindi vada a scendere fino a uno dei livelli di Fibonacci più importanti. Io qui ho voluto anche per ragioni di tempo evidenziare semplicemente quello che è il livello appunto del rapporto aureo, lo 0618, e vediamo come non poche volte un ribasso dopo un ampio rialzo vada proprio a formare una gamba ribassista che è pari allo 0,618 di tutto quello che è stato il rialzo principale. E quindi, com'è possibile che arrivato allo 0,618 il prezzo si fermi, quel livello faccia da supporto e poi riparta? Non c'è una spiegazione scientifica e logica. Probabilmente gli operatori, l'insieme, la psicologia della massa degli investitori ritiene che quella discesa di prezzo, quel ritracciamento sia sufficiente, che sia naturalmente giusto, detto tra virgolette, e quindi che da lì il prezzo possa poi ripartire. E in maniera speculare e antitetica, nel grafico successivo vediamo come, dopo invece un rialzo, parliamo in questo caso di un ribasso, quindi dopo un ribasso, quindi Sì. si va a individuare un'area di massimo importante, poi un'area di minimo importante, si va a vedere come il prezzo in questo caso vada a fare un pullback, quindi vada a fare un rimbalzo verso l'alto, e come sia molto spesso vero che possa arrivare al 61,8 di Fibonacci, quindi al rapporto aureo, cosa che poi la massa degli investitori ritengono come un voler dire ok, è giusto, è armonico, è naturale che ci sia stato questo rimbalzo, ora il prezzo può riprendere la sua discesa, quindi seguire il trend primario. E quindi vediamo come anche nel trading la natura,
la natura umana, quello che può sembrare giusto, armonico, naturale e corretto, venga esteso, venga replicato anche sui mercati finanziari. Pensa, infatti, tu concludi proprio dicendo suggestione, mistero, forse qualcosa in più sul quale fare conto anche per il trading. E peraltro, per chi volesse approfondire anche l'argomento, oltre a poter rivedere questa puntata, ci sono molti libri che raccontano questa successione di Fibonacci e alcuni proprio definiscono i numeri di Fibonacci magici, che è un po' quello che dicevi tu, cioè la commistione tra la scienza e la magia, dove per magia ovviamente intendiamo non la magia occulta naturalmente, però qualcosa di affascinante, più misterioso che andrebbe indagato, no? Anche con altre materie, con altri strumenti che non siano solo la matematica, Certo, appunto Enrico, questo è un po' il diciamo la punto. magia inteso come qualcosa che ancora non è conosciuto. Esatto, qualcosa che non è in nostro possesso e che ancora non comprendiamo al meglio, però insomma è bello e soprattutto è bello vedere come una teoria matematica che, sai, no, quando si parla di matematica si pensa che sia fissa, predefinita, che non dia spazio ad altre interpretazioni, di fatto è così, ci mancherebbe la matematica certezza, però che possa anche aprire altri ragionamenti, quindi insomma abbiamo cercato di dimostrarlo in questa puntata. Fibonacci è conosciuto quanto secondo te? Poi ti saluto Enrico. Beh, per chi fa trading, soprattutto visto che è il tuo lavoro, ma in generale, e quanto può servire effettivamente? Cioè la sua conoscenza quanto può aiutare? Beh, tutti i trader conoscono Fibonacci, almeno per sentito dire. Persone comuni le conoscono pochissimo, pur fruendone, perché ci sono delle canzoni dei Genesis che hanno come battiture i numeri di Fibonacci, cioè un certo numero di battute. Canzoni anche dei Deep Purple e così via di altri autori importanti. Esiste la giornata di Fibonacci in Italia, Sì. per cui in alcuni casi viene riconosciuta questa figura. Ovviamente poco perché parliamo di un matematico di 800, quasi 900 anni fa, e quindi siamo al di fuori di quello che può essere il web o qualcosa di particolarmente affascinante e fruibile immediatamente. È poco affascinante per chi non lo conosce perché abbiamo dei disegni più che delle foto di Fibonacci, e perché comunque proviene da una famiglia di commercianti e la sua scoperta, la sua scienza fu solamente successiva, solamente molto dopo riportata alla luce e poi sviluppata da altri matematici. Ed è un peccato perché Fibonacci è eterno, nel senso questa sua scoperta non è un qualcosa di opinabile o di incontrovertibile. Questo rapporto aureo è provato, cioè se noi pensiamo, ripeto, che le margherite hanno tot numero di petali, basta, credo ci sia poco da aggiungere, ha vinto lui. Ok, è vero. Guardatele le margherite, contatele, ma non strappate i petali. Tanto appunto vi ama, l'abbiamo detto, è inutile che roviniamo le margherite, lasciatele dove stanno, peraltro è anche il mio fiore preferito. Però contatele e avrete una prima prova di quello che vi abbiamo raccontato in questa puntata. Grazie Enrico J per l'aiuto e grazie per aver partecipato a questa puntata di Fast Finance. Grazie a voi, ringrazio te, Manuela, di cuore. Un saluto chiaramente agli ascoltatori, allo staff della regia e un abbraccio a Leonardo Pisano. Assolutamente, che salutiamo. Beh, l'ho salutato per ultimo, non volermene, ma lui è l'ospite d'onore, quindi ringrazio anche Assolutamente. il Fibonacci per essere stato con noi. E questo appunto è Fast Finance. Io vi invito sempre, se volete approfondire dei concetti di finanza ed economia in modo semplice, anche simpatico, come abbiamo fatto oggi, scriveteci. Potete scrivere anche a me in privato perché torneremo presto. Grazie per averci seguiti.